salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mille misteri scp oggi andiamo a parlare del 211 chiamato anche l'edificio coperto di carta, casa dell'oggetto safe, una foto del scp 211 il corridoio bianco dell'SCP-211 è decente a quella che potrebbe essere stata una cucina. Poi c'è due specie di contenimento, a casa della posizione suburbana di SCP-211, il quartiere circostante è stato evacuato attraverso l'introduzione di agenti chimici industriali inquinanti e una riorganizzazione di stretto atti a promuovere il sentimento del NIMBY. In aggiunta, la proprietà circostanti, su CP211 sono al momento gestite dalla fondazione e una guardia armata è stata posizionata in un edificio. Il personale autorizzato sorpreso entrare nella sala eliminato a vista. Una serie di cariche esplosive è stata piazzata al di sotto di SCP-211 e deve essere esaminata ogni giorno per essere eventuali segni di aggregato. Nei casi in cui SCP-211 diventasse apertamente ostile e se l'eventuale dovesse essere richiesta, esso deve essere eliminato attraverso la detonazione simultanea delle cariche. Per evitare di attivare ineffettivamente i meccanismi di difesa di SCP-211, l'estensione di SCP-211-1 deve avanzare a un ritmo inferiore al pagina all'ora. Descrizione. SCP-211 è un edificio a due piani, locato in un distretto abbandonato di IA. I documenti degli archivi di suggeriscono che l'edificio fosse in origine di una mora borghese, apparentemente a GS deceduto in seguito per casi naturali. Da allora tutto immobile è scomparso tra un impianto di illuminazione standard e una termosifone, nella foto sopra. Da notare che diversi... vediamo se vediamo un termosifone... Si sì, mi sa che si vede quello a destra Eravamo già qua... Da notare che diversi interruttori di queste luci non sono stati trovati, rendendoli inutili. In aggiunta, la topografia dell'edificio è stata quasi del tutto ricoperta con approssimativamente fogli di carta, d'ora in poi disegnati coltivamente SCP-211-1. A luce di questi fatti, SCP-211 si trova in condizioni di degrado estremo. Una grave contaminazione di muffa e la sporcizia accumulata minacciano di far crollare una larga sezione del pavimento. Del secondo piano e la tentativa di tenutasi il giorno 4 maggio ha lasciato un grosso buco nel muro sud, eh, sud dell'edificio. I fogli recuperati di SCP-211 possono variare in origine e aspetto bianchi, mostranti varie immagini, pagine strappate da libri, pagine strappate da internet, eccetera. La carta può essere di qualsiasi colore, infatti, la foto sopra mostra l'unico corridoio in cui tutti i fogli sono di carta bianca. In carta sono state ritrovate nel seminterrotto dell'edificio, i cui singoli fogli mostrano poca o nessuna relazione tra loro. La loro unica caratteristica identificativa sono i bordi insolitamente taglienti dei singoli fogli e nel caso in cui una posizione del SCP-211-1 dovesse essere rimossa, appaiono nuovi fogli da fonti sconosciute. E a rimpiazzarla. La ricerca è in corso, ma finora le parti individuali che sostituiscono SCP 211.1 non sembrano avere altro scopo oltre redatto. Vedete il numero 211.01 e difesa. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto, e noi ci vediamo alla prossima.